Salve a tutti ragazzi, io sono Bob e vi do il benvenuto in questo nuovissimo video qui sul mio canale. Quest'oggi torniamo a parlare di Player Review per andare a vedere una delle tre carte uscite ieri per quanto riguarda l'evento delle Silver Stars. Stiamo parlando naturalmente di Marco Reus nella sua versione flashback. Mi raccomando, come sempre, questa serie in collaborazione con i ragazzi di Amastrit. Trovate il link nel primo commento pinnato in alto sia al loro canale Twitch che al loro Instagram, di lasciare un bel like e di iscrivervi al canale. Noi nel frattempo ci dirigiamo a vedere il giudizio sul giocatore di quest'oggi. Let's go! Partiamo dal costo, che si aggira attorno ai 13.000 crediti su PlayStation e Xbox e PC, mentre arriva a 16 su Xbox. Il giocatore si presenta con 4 stelle skill, 4 stelle di piede debole, 1,80 m di altezza, peso 71 kg, alto normale di work rate, body type invece unico. Per quanto riguarda lo stile di intesa più consigliato, opterei per un cacciatore, per andare a aumentare con il massimo boost disponibile la velocità e il tiro, possibile anche un utilizzo di motore per andare a aumentare velocità, dribbling e passaggio. Per quanto riguarda l'ibridabilità, la ritengo comunque eccellente per la nazionalità tedesca. Avete parecchi link e inserita in un campionato dove ce ne sono tanti, come la Bundesliga. Anche la squadra di appartenenza, il Borussia Dortmund, può rendersi molto utile anche nelle Silver Star per link a Reiner, che può essere una soluzione molto molto interessante. Per quanto riguarda le caratteristiche di questo Marcolino Reus, che tipo di giocatore è? Lo definirei quasi un trequartista esterno. Potrebbe fare tranquillamente anche la sua figura da trequartista centrale nel caso di squadre di basso budget, oppure nelle Silver Star, nelle squadre d'argento, può essere utilizzato tranquillamente come trequartista centrale, vista l'accelerazione e visti comunque i buoni passaggi. Quel 77 di passaggio lungo non l'ho ravvisato del tutto, nel senso che mi è apparso un po' più alto rispetto al valore, che comunque non è malvagio ma potrebbe essere sicuramente migliore. Anche un ottimo tiro per le stats, in realtà ha un ottimo tiro soprattutto per la potenza di tiro, e anche un buon dribbling, riesce a spostare la palla al diretto marcatore veramente con una facilità incredibile per essere una carta argento, e anche un'ottima accelerazione, ha seminato giocatori in velocità veramente che costano il 20 volte rispetto a questo Marco Reus. Gente come Cancelo, come Hakimi, li ha superati bene in velocità, ed è una cosa appunto che personalmente mi ha stupito abbastanza. Oltre al 4-4 che lo rende comunque abbastanza imprevedibile, probabilmente questa velocità è data dal body type unico e comunque abbastanza slanciato, dato che è 1,80-1,70 kg, ci può stare, non è bello pesante in game. Una pecca che si ravvisa in tutte queste caratteristiche, ma in tutte queste carte argento, è la stamina 80, che si fa sentire nel caso lo andate ad utilizzare in squadre principali, anche se di basso budget sicuramente è una pecca importante. Nel caso di Silver Star magari si può anche tralasciare, l'80 di stamina ci può stare. Arrivando al giudizio su questo Marcolino Reus, come voto gli posso dare un bel 8, dal momento che per il costo secondo me è una carta che ci può stare, che mi ha divertito, sicuramente molto interessante e decisamente più utilizzabile anche come super sub rispetto alle sue altre due versioni, che costano naturalmente di più e che hanno dei valori di velocità sicuramente inferiori rispetto a questo Reus, nonostante la tecnica sia decisamente migliore. Può essere una soluzione molto utile per le Silver Star, nel caso abbiate Reiner, nel caso abbiate completato magari Richter o abbiate altri tedeschi in squadra. Ovviamente una carta molto divertente da utilizzare per i fan di Marcolino Reus, sicuramente ad un prezzo accessibilissimo e soprattutto considerando, come abbiamo fatto per gli altri giocatori, l'SBC che vi porta a completare questo Reus, ovvero una sfida 82 che potete completarla con i giocatori che avete nel club.
Quindi per me può essere assolutamente consigliato, come voto gli ho dato un 8, come detto prima, e per me diciamo l'unico neo di questa carta è il fatto che sia esterno destro e quindi in posizione laterale abbia alcune alternative per quanto riguarda i giocatori della Bundesliga che sono usciti e che comunque stanno uscendo all'interno di quel ruolo, e quindi magari non è un'alternativa principale come squadre e per squadre di basso budget. E per quanto riguarda le Silver Star abbiamo per esempio Cerci che è gratuito e sicuramente potenzialmente più ibridabile rispetto a questo Marco Reus, dato che è francese. Anche su giocatori argento sicuramente è più facile da ibridare, per cui secondo me quello che non gli permette di avere un voto leggermente più alto è appunto questo neo del ruolo, essere in posizione laterale non centrale. Però per quanto mi ha fatto divertire comunque utilizzare questa carta di Reus, per l'ibridabilità che a parte il ruolo è ottima e per l'utilizzo che ne si può fare per andare a completare magari giocatori campionato in campo lavoro manageriale, per andare ad utilizzarlo magari come super sub nelle amichevoli degli swap, per utilizzarlo per completare le Silver Star, secondo me il costo è in linea con quello che ho potuto riscontrare per il valore di questa carta. E voi cosa ne pensate? Siete d'accordo? Scrivetemelo qua sotto nei commenti dopo aver lasciato un bel mi piace, esservi iscritti al canale ed aver attivato la campanella per restare sempre aggiornati. Mi raccomando anche di andare a seguire i ragazzi di Emo Street, trovate il link nel primo commento pinnato in alto. Con questo video abbiamo terminato, qui da parte tutto, ciao!